ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi inizia tutto dalla macchina e ci sono dei loschi di dietro. E niente, stiamo andando, come avrete capito dal titolo e tutto, a Casaluce, sulla pista dei kart. Purtroppo non in moto, perché ci manca ancora un po' di attrezzatura, tuta, sottotuta, sottopalla e tutto. Però ci attrezzeremo, perché andremo a correre sia sulle pit che sulle ovale, e arriverà ovviamente un video dedicato anche su quello. Per oggi ci accontenteremo di andare a divertirci un po' sui kart, senza competizione, senza niente, tranquilli, senza... ok. Comunque niente, se tutto va bene, ci vediamo direttamente sulla pista. Eccoci qua, siamo appena arrivati, laggiù c'è la pista. E niente, basta, mi sono scocciato, andiamo a correre. Girò. Ui! Una vetanata! Guarda che aspetta! Mamma, non ti preoccupa! Facciamo. Allora, non abbiamo visto niente. Ciro, sei contro luce, sei contro lucissimo. Non ho capito, che hai detto? Allora, noi non abbiamo assistito alla vostra corsa, anche perché era inutile, perché eravate solo voi due. Lo so. Quindi, vabbè, però sei arrivato tu per primo. Quindi tu hai vinto. Ah, ma cosa? Vogliamo vedere i tempi? Giusto per sapere. Vabbè, hai vinto tu, in teoria. Vinto io, vabbè, ma stavamo soltanto a lui. Cioè, non è vinto lui. Sei scarso! Sei scarso! È la prima volta che quello accade. Lo so, amore, vado, sì, bello. Non guardate un paio di volte incontro stesso, ma che vuoi. Vabbè, comunque, niente, bellissimo. Mo sicuramente ci facciamo un altro turno e sono sempre più convinto che dobbiamo tornare con le pit, assolutamente. I kart, beh, sì, sono divertenti, ma non vanno come vorrei. Quindi... ah, vabbè, mo ci facciamo un altro turno. Ragazzi, allora, sorpresa, plot twist. Qua alla pista è venuto un ragazzo che, porca troia, niente, vabbè, c'è un'altra 03, una sorellina funzionante che non stava al meccanico per problemi al motore. Qualcosa di io. Madonna santa. Wow. Vabbè. Vabbè. Secondo me questa è più bella della tua. Vabbè. Ma cosa sono questi cannoncini? Vai, facciamola sentire. Allora, esattamente, c'è un qualcosa che non mi piace, purtroppo però lo posso capire, qua abbiamo...
purtroppo li ho dovuti rimettere anch'io, però vanno tolti. No, no, ma tu i miei li hai mai sentiti? Da vicino? No, da vicino. Da vicino non li hai mai sentiti, quindi vabbè, poi avremo modo di vederli. Comunque vabbè, è uno spettacolo. Ho perso, ma il serbatoio San Pietrini. Vabbè, classico delle vibrazioni dell'MT. Ma il serbatoio così è bellissimo, ma questo è brappato? No, no. Perniciato tutto quanto? Perniciato. E poi vabbè, questa cosa ce ne vogliamo parlare. Non ho parole, è bellissimo. Ragazzi, niente, abbiamo l'opportunità di provare anche un'altra MT-ina. Wow! Ma guarda com'è bello il contachilometri che funziona! Allucinante! Ah. Duretta come la mia. Però questi DB killer, cioè. Ma senza fatto cadere noi. Oh! Ma dove, una bicicletta comunque. Bene, molto molto simile alla mia, però come saltella. Il freno è strano perché la corsa della leva, cioè non sono abituato alla corsa di questa leva, quindi non lo so, però non è male. Sono tutte quante diverse. Non riesco a capire per quale motivo. Pur essendo la stessa moto, ovviamente, poi con le personalizzazioni che ci fa ognuno cambia, ecco. Ah? Allora, no. Sì, però non lo so, allora ovviamente è diversa dalla mia. Non mi trovo tanto con la frizione perché è proprio tosta, ma il rilascio è lentissimo. Così è un po' più, sì. Il freno c'ha pochissima corsa e non lo so, non mi trovo tantissimo. Poi ci devo fare l'abitudine, sì. Questa qui, già qui, inghiomma. Io ci faccio gli stop. Beh, immagino. No, però vabbè, come al solito. La cosa bella è che è una bicicletta. Allora, che c'è? Ragazzi, comunque abbiamo preso i tempi di prima, con zitto sangue, e io ho fatto 1:24:657, Lorenzo 1:20, quanto hai fatto tu? 1:26? 1:27 secondi. Ci abbiamo due secondini che adesso andremo a implementare. E niente, andiamo a fare il secondo turno. Guarda come influisce la stazza! Non vale, lui è più piccolo! Ma è molto più leggero! Vabbè. Vabbè, l'ho perso. Vabbè, aspettiamo Lorenzo, dai. Eccolo. Non mi vedi?
bastardo. E va bene. Cavolo, la guerra. Io ti ho aspettato e tu mi ricambi così. Va bene. Io? Una volta li sei girato. Tutto il resto ti ho dovuto aspettare praticamente. Ti ho dovuto aspettare tutto il resto delle volte. Ma se mi zero tipo, mi sono girato la prima volta senza accelerare. Comunque sì, mi hai dovuto aspettare. Ma quest'altro, ma questo non si era con il giro. Lo so. Sì, vabbò, allora no. La differenza di peso si sente un sacco. Cioè, io sono 99. Beh, niente. Io mi farei un altro turno perché non posso farmi i turni ad aspettare Lorenzo. Cioè, non è colpa mia, cioè ci ho vinto. Adesso si dice così, ma non è fermo, si dice fatti i turni ad aspettare. C'ho le riprese, parlano loro. Quando mi hai tozzato? E perché? Quando ti ho tozzato, quando c'è, quando girato. Mi sono girato e mi sei venuto addosso. Ho lasciato l'acceleratore, ho dato un pizzico di freno, sono entrato. Ma se contro sei. Ragazzi, siete una scaletta perfetta. Sì, sento bassissimo. Amore, riprendi, ti stai morendo. Comunque adesso è arrivato il momento shooting in pista, così improvvisato. Non mi riprende. Che bello ci siamo. Guardalo. Mangia. È pesante, va lento e mangia. E poi il carto non cammina e si lamenta. Vabbè. Comunque niente. Perfetto. Questa giornata è finita. Noi abbiamo fatto le riprese, ma senza criterio, quindi poi in montaggio dovete vedere di renderle belle. Guarda che bel sole però che arriva. Io non sono delle belle riprese. Io non sono. Vabbè. Ha ripreso le macchine. Io non sono soddisfatto. Ah, sì, non vedevo niente. Non è soddisfatto. Non vedevo niente, a un certo punto ho ripreso le macchine sopra strada. Ottimo. Vabbè, comunque, al di là di tutto, vabbè, ci siamo divertiti. Sì, tanto. Anche se Lorenzo è scontento perché i cart non vanno. I cart non vanno, per le classiche scuse. Vabbè, comunque come al solito, ovviamente se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un pollicione qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Seguite anche me. Vi lascio i link di Instagram di questo famoso. E niente, noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi.